Okay, grazie. Good afternoon and thank you so much for being here. Allora, buongiorno a tutti e grazie molto per essere qui con noi quest'oggi. It's been very stimulating to hear the previous speakers. È stato molto stimolante ascoltare le presentazioni che mi hanno preceduto. Because we all agree. Perché siamo tutti concordi nel dire. That it's time to raise the bar for medicine. Perché che è venuto il momento di alzare un po' la barra nel mondo della medicina. And look at prevention. E dobbiamo cominciare a guardare la prevenzione. And this is the role of the S-Drive. E questo è proprio il ruolo dell'S-Drive. The S-Drive is a device. S-Drive è un dispositivo that can foresee the future. Che riesce a prevedere il futuro. In terms of probability. Termini di probabilità. And this is why quantum mechanics comes into action. E questo è il motivo per cui la meccanica quantistica entra in azione. Because we're looking at world of possibilities. Perché si comincia a guardare un mondo fatto di possibilità. That depend heavily on the signals that we're getting from the environment. E queste possibilità dipendono fortemente dai segnali che riceviamo dall'ambiente. In order to decode this information, per riuscire a decodificare questa informazione, our cells use the epigenome. Le nostre cellule usano l'epigeni, which is made of non-codifying DNA, che è costituito da DNA non codificante. And that is the chromatin and the histones. Questa è la cromatina e gli istoni. Rather than the genome, non il genoma, which only accounts for 2%. Il genoma rappresenta solo il 2% of the coding DNA. Di tutto il DNA codificante. And that was demonstrated back in 2000. Tutto questo è stato dimostrato già nel 2000. When the Human Genome Project concluded. Quando si è concluso il progetto sul genoma umano. And it was found. In quell'occasione si è scoperto that the human genome. Il genoma umano is made of 23,000 genes. È costituito da 23,000 geni. A grain of rice. Un granello di riso has 55,000 genes. Beh, un granello di riso ha 55,000 geni. So, what happened? E allora che cosa è successo? We were told. C'era stato raccontato that genes allow for protein synthesis. Che sono i geni a consentire la sintesi delle proteine. So it was expected. Quindi ci si aspettava to find over 100,000 genes. Di trovare perlomeno oltre 100,000 geni. But that was not the case. Invece non è stato così. The answer to that. La risposta a questa domanda is that the genome doesn't have to do anything. È che il genoma non deve fare nulla. With the way information is decoded. Secondo le modalità in cui vengono decodificate le informazioni. It simply depends on vibration. Tutto dipende semplicemente dalle vibrazioni. And the resonance. E dalla risonanza. That the nucleus of the cell. La risonanza che il nucleo della cellula shares with the environment. Condivide con un ambiente circostante. And we now know. Oggi sappiamo that the genes do not get activated, che i geni non vengono attivati, but they get silence, ma vengono silenziati by methylation. Questa dalla metilazione. So it's just like having a cable. È come se ci trovassimo di fronte a un cavo. That is electrical. Un cavo elettrico. And we have it connected to the PowerPoint. E che dobbiamo connettere alla presa. The electricity is always flowing. Quindi l'elettricità scorre costantemente through the cable. Attraverso questo cavo elettrico. Even when the appliance is turned off. Anche quando il dispositivo, l'apparecchio sul cavo è collegato, è spento. So that is exactly what happens. Questo è esattamente quello che succede. With our genome and the epigenome. Quello che succede con il nostro genoma e con il nostro epigenoma. So we're going to have a look at the role of resonance. Oggi parleremo del ruolo della risonanza. As to how it is possible to transfer information. E vedremo come sia possibile trasferire informazioni. And how energy
E vedremo anche come l'energia can turn into a particle. Può trasformarsi in una particella. In other words, ovvero, in altre parole, how energy becomes matter. Vedremo in che modo l'energia diventa materia. And so we somatize our thoughts. E in che modo noi somatizziamo i nostri pensieri. And this is something that it has been studied by something called neuroimmunology. Tutti questi fenomeni sono stati studiati da una scienza che chiamiamo neuroimmunologia. Because our thoughts, perché i nostri pensieri, which are just energy, non sono altro che energia, are the signals that our body gets, sono proprio i segnali che il nostro corpo riceve in order to keep us alive, per poter tenerci in vita. So, we're gonna then talk about the S-Drive. Poi parleremo del dispositivo S-Drive. And how that can happen? How can the S-Drive can give us a hint as to where we're heading towards to? E ci parleremo di come questo dispositivo S-Drive può darci dei suggerimenti del futuro verso il quale ci stiamo muovendo. And that is possible because of epigenetics. Vedremo come tutto questo sia possibile proprio in virtù dell'epigenetica. Which is the science of decoding information. L'epigenetica non è altro che la scienza del decodificare le informazioni. That is coming from the cosmos. Informazioni che ci arrivano dal cosmo. Both the microcosmos, sia il microcosmo, and the macrocosmos, sia il macrocosmo. Oh, sorry. Everything is vibration, as you can see. Come vediamo sullo schermo, tutto è vibrazione. Nothing ever stays the same. Cioè, nulla rimane mai immobile. Every single thing is changing second by second. Tutto cambia costantemente, secondo dopo secondo. The planet that we live in, tutto il pianeta in cui viviamo, is traveling in space, si sposta nello spazio, and the speed is 30,000 kilometers every second. E si muove alla velocità di 30,000 km al secondo. And we are moving away from the center of the galaxy. Questo significa che ci allontaniamo dal centro della galassia. Because the Milky Way is expanding. Perché la Via Lattea è in un processo di espansione. And as we move farther away from the center, e mentre ci allontaniamo sempre di più dal centro, time speeds up. Il tempo si acquista velocità. Because space-time is a point. Perché il rapporto spazio-tempo è un punto. It's called the zero point. E a questo punto è chiamato il punto zero. A coherent point. Un punto coerente. Hence, we got in Newtonian physics, Newtonian physics. Sì, dunque nella fisica newtonica, we have the third law of movement. Abbiamo la terza legge di Newton sul movimento. That says, questa terza legge dice, to every action, che per ogni azione, ad ogni azione, there is a reaction. Corrisponde una reazione. And it's coming in opposite direction. Le due avvengono in direzioni opposte. And they seem to have the same magnitude. E queste due azioni e reazioni hanno la stessa portata. Ok, this is something that Isaac Newton proposed back in the 1700s. Questa è la proposta di Isaac Newton nel 1700. He also said that gravity, Newton aveva anche detto che la gravità, it's a force, una forza, that depends on the mass of the object, che dipende dalla massa dell'oggetto, that is falling, massa dell'oggetto che cade. And he established a value for it. E aveva stabilito un valore per questa forza. 9.81 meters per square second. Ed era 9,81 miglia per secondo. Secondo quadrato. And so that means that things fall from their own weight. Like that, boom,
Quindi gli oggetti cadono in base al proprio peso. It gets to the top and then falls. Quindi vanno verso l'alto e poi cadono. So he saw an apple falling from a tree. Newton aveva visto cadere una mela da un albero. The only trouble is that he couldn't define gravity. Il problema è che lui non era, che Newton non era in grado di definire la gravità. He said, I'll give you the formula to work it out, but I don't know what it is. Cioè, disse, vi do la formula, a voi calcolarvela, però io non so di che cosa stiamo parlando. It wasn't until Albert Einstein came along. È stato soltanto con l'arrivo di Einstein. In 1903. Nel 1903. And started doing experiments. Che furono avviati gli esperimenti. And he used eclipses. Einstein utilizzò l'eclissi to find out something amazing. E riuscì a scoprire qualcosa di veramente sconvolgente. The so-called universe is curved. Cioè scoprì che il cosiddetto universo aveva una era curvato. And he demonstrated that there's no such a thing as an object falling. E scoprì anche che non è che si tratta di oggetti che cadono. Is the floor going up? È che il pavimento va verso l'alto. And we now know that the sun never sets. E sappiamo anche che il sole non tramonta mai. And the sun never rises. E che il sole non sorge mai. And that's what Giorgio show us. Che poi quello che ci ha fatto già vedere Giorgio. With that first slide. Con la sua primissima diapositiva. Where you see things that are not what they seem to be. In cui vedevamo che le cose, gli oggetti non sono in realtà quello the che chair was a little thing. La sedia era una cosina piccolina. The place were big. I posti intorno erano enormi. And you think that just perception. Quella è la vostra percezione. This is important that we know. Quindi è importante che tutti noi sappiamo. Because this is exactly the technology that has been used to develop the S-drive. È importante che sappiamo tutte queste cose perché stiamo parlando esattamente della tecnologia che è stata utilizzata per progettare il dispositivo S-Drive. It's based on quantum mechanics. Ovvero un dispositivo che si basa sulla meccanica quantistica. That is part of quantum physics. Cioè è una parte della fisica quantistica. And this is incredible because we can now use that technology. È davvero incredibile perché oggi possiamo utilizzare questa tecnologia to help us to live longer, per riuscire a vivere più a lungo, and look younger, e anche per sembrare più giovani, and stay well by eating the right foods, ma soprattutto per star meglio mangiando gli alimenti corretti, and taking away those that do not help us, e eliminando tutti quegli alimenti che invece non ci aiutano. We also look at radiation coming in. Inoltre dobbiamo iniziare a guardare le radiazioni che ci raggiungono and interfering with our lifestyle. E che interferiscono con il nostro stile di vita. Especially because we use computers, air conditioners. In particolare perché sempre di più utilizziamo computer, sistemi di aria condizionata, mobile phones, telefoni cellulari, eccetera. Eccetera, eccetera. So what you see here is an action and calling for a reaction. Quello che vediamo qui è un'azione che richiede una controreazione. And these colors are the extreme of the visible spectra. E questi colori sono gli estremi dello spettro visibile. The red goes into infrared. Il rosso che va verso l'infrarosso. The blue goes into violet, ultraviolet. E il blu che va verso il violetto o l'ultravioletto. And this is in a very small range. Tutto questo all'interno di uno spettro, di un range molto molto contenuto. Of wavelengths. Quello delle onde, della lunghezza d'onda. 450 nanometers for the blue. Quindi 450 nanometri per il blu. 750 nanometers for the red. E 750 nanometri per il rosso. And do you know what nanometer is? Sapete che cos'è un nanometro? You've got the meter. Metro. A thousand times less is the millimeter. Poi mille volte meno il millimetro. A thousand times less of the millimeter. A million times less of the meter is the micrometer. Quindi un milione di volte meno del millimetro è il micrometro.
metro. And then we divide that another 1,000 times. Però lo dividiamo di altre 1,000 volte. And now we go the nanometers. E arriviamo al nanometro. And these are the wavelengths. E questa è la misura di lunghezza delle onde. Of all the colors that we see. Di tutti i colori che vediamo. That blend into only one. Che poi si miscelano in un unico colore. White. Il bianco. So here what you see is Newton's contribution to every action there is a reaction. Allora questo è il contributo che ci ha dato Newton, cioè per ogni azione c'è una reazione. And it's coming in opposite direction. E le due vanno in direzioni opposte. And a guy called Coulomb, poi un tizio chiamato Coulomb, described electromagnetism. Ha descritto l'elettromagnetismo. And he said, disse, opposites attract. Che gli opposti si attraggono. And that's what we have here. E qui è esattamente quello che abbiamo. The blue is attracting the red. Il blu che attira il rosso. However, tuttavia, Einstein came later. Come dicevo, arrivò il signor Einstein. Along with Otto Stern. Insieme a Otto Stern. That in 1943 won the Nobel Prize. Che si aggiudicò il premio Nobel nel 1943. For his work on spinning energy. Proprio per il suo lavoro sull'energia, sulla spinning energy. What we now call scalar waves. Quello che oggi noi chiamiamo le onde scalar. The scalar waves. And this is what happens. Ed ecco quello che succede. The red force that is coming this way. Cioè la forza rossa che viene in questa direzione. Generates a red vortex. Genera un vortice rosso. And by doing that, e così facendo, it collapses. Collassa. The wave equation. Qua fa collassare quest'onda. And electromagnetic waves. E le onde elettromagnetiche become scalar waves. Diventano queste scalar waves. And they spin. E cominciano a andare in spin. And when they spin, they call for resonance. E in questo modo creano risonanza. And when that happens, quando tutto ciò si verifica, the red is attracting the red. Il rosso inizia ad attirare il rosso. Which is the law of attraction. Che è questo per la legge dell'attrazione. Like attracts like. I simili si attraggono. And that seemed to contradict Coulomb's observation. E invece questo sembra contraddire l'osservazione di Coulomb. Because Coulomb said, Coulomb disse, aveva detto, opposite attract. Che erano gli opposti ad attirarsi. And you cannot attract love when you hate people. Invece non si può attirare l'amore quando tu odi gli altri. And you cannot attract health when you are sick. E non puoi attirare lo stato di salute quando invece sei malato. And you cannot attract light when it's dark. Non puoi attirare la luce quando è buio. However, tuttavia, the absence of one, l'assenza di uno, defines the presence of the other. Definisce la presenza dell'altro. So we can define, questo significa che possiamo definire light, la luce, as the absence of darkness, come l'assenza del buio. We can define health, possiamo definire la salute, as the absence of disease, come assenza di malattia. We can define love, possiamo definire l'amore, as the absence of hate, come assenza di odio. So, can you see? Non so se sei riuscito a vedere. Things attract each other. Come le cose in realtà si attirino l'un l'altra. And this is exactly what we see here. Che poi è esattamente quello che vediamo qui. The lines represent the genotype. Le linee rappresentano i genotipi. And that is electromagnetic. Ovvero elettromagnetiche. But the phenotype. Tuttavia i fenotipi, how we look, cioè il nostro modo di the structure, apparire, the form, la struttura, la forma, the shape, la forma appunto, doesn't depend on the line. Non dipendono da queste linee. It depends on the vortex that they form. Dipendono dai vortici che esse formano. And it seems that vortices are attracted. E sembra proprio che i vortici siano attratti. But the truth
meaning of this is that the blue attracts the blue and the red attracts the red. Ma in realtà il vero significato di questa immagine è che il blu ad attirare il blu e il rosso ad attirare il rosso. So the rule still applies. Quindi continua a valere la regola di prima. The rule is like attracts like. Ovvero che i simili si attraggono. And when we have this, now look at this, there's also a direction. There is the direction of the vortex. Poi c'è il concetto di direzione. Qui abbiamo la direzione dei vortici. In this case, it's going clockwise. In questo caso sta, il vortice va in senso orario. And the reaction is contraclockwise. Mentre la reazione va in senso antiorario. And they both point towards the same point. E entrambi puntano nello stesso punto, ovvero qui. So the next one that gets activated is this one. Quindi l'altro ad essere attivato è questo punto, that way. Che va in questa direzione. And that's exactly what happens. Ed è esattamente quello che succede. Because the yellow, abbiamo questo giallo, that brings back the green. Che porta indietro, fa ritornare il verde. Now, when Newton was studying this, he said, quando Newton stava studiando questi fenomeni, disse, both have the same magnitude. Entrambe le forze hanno la stessa potenza. Meaning the action and the reaction have the same magnitude. Voleva dire che l'azione e la reazione avevano la stessa forza. But Einstein demonstrated. Invece Einstein dimostrò that the magnitude of the reaction, che la portata, la forza della reazione, it is much greater than that of the action. È in realtà molto superiore a quella dell'azione. And this is found in the Bible. E la troviamo questa cosa anche nella Bibbia. The book of Matthew. Libro di Matteo. Chapter 7, verse 7. Capitoletto 7.7. Says. Dice. When you seek. Quando cerchi. You find. Trovi. But the fact is that you search finds you. In realtà quello che succede è che la cosa che tu stai cercando trova te. You just get the intention. Quindi quello che conta è l'intenzione. And with coherence, e grazie alla coerenza, you get a purpose. Riesci anche ad avere uno scopo. That gives a significance. Questo scopo dà significato. So that means, tutto questo significa every what, che ogni cosa has a what for. Ha un per cosa. And a what for, e ogni per cosa brings a why, porta anche un perché. And when the three are in harmony, e quando queste tre cose sono in armonia fra di loro, we talk about coherence. Si inizia a parlare di coerenza. That means that what you say, questo significa che quello che tu dici, what you do, quello che fai, and what you think, quello che pensi, is in harmony. Sono in armonia fra di loro. Because you are living your truth. Perché vivi la tua vera verità. And when that happens, quando tutto ciò avviene, energy flows. C'è quello scorrere dell'energia. And it forms vortices. E questo forma dei vortici. And the vortices expand that energy. E i vortici espandono questa energia. In the entire field. Espandono in tutto il campo. Which is the macrocosmos. Che un altro non è che il macrocosmo. So this is why the size of that arrow is bigger than that arrow. Questo è il motivo per cui la dimensione della freccia verde è superiore a quella della freccia gialla. And now the green. Ora invece la verde allows to form a green vortex. Permette la nascita, la creazione di un vortice verde. The law of attraction. Questa è la legge dell'attrazione. And the yellow. Mentre la gialla brings a yellow vortex. Crea un vortice giallo. And when that happens, quando tutto ciò avviene, we got a quantum energy field. Abbiamo un campo energetico quantistico. And when you look at the basis of DNA, e se andiamo a guardare la base del DNA, we got a purine that speaks to a pyrimidine. Vediamo la purina, una pirimidina. È una piramidina. And the same here. And we got four. Quindi ne abbiamo quattro in queste basi. Adenina, adenina, che significa thymine,
timina, la chimina, citosina guanina e la citosina guanina. Sì, sì, qui qua. And they talk to one another. E le quattro basi si parlano l'una con l'altra. And this carry information. E questo porta informazioni. Something we call genetic information. Quello che noi chiamiamo le informazioni genetiche. But it's based on vortices. Che in realtà dipendono, nascono dai vortici. And it's based on energy. E dipendono dall'energia. Hence we have this amazing. Quindi si viene a creare questo incredibile campo that allows for the interaction of vortical energy e che permette l'interazione dell'energia tessutale to form a markaba che permette la nascita di questo. And that's exactly what happens. I'm gonna show you. Adesso vi faccio vedere che cosa succede. You form as it is above, it is below. Quindi vedete quello che si è formato sopra e sotto. As it is outside, it is inside. Quindi quello che c'è fuori c'è anche dentro. We reflect what we have inside, outside. Noi riflettiamo fuori quello che in realtà abbiamo dentro. And we can look at it from many different angles. Possiamo guardare queste cose da diverse angolazioni. No matter where we look from. Ma a prescindere dell'angolazione da cui guardiamo, we're always looking at the same thing. In realtà stiamo sempre guardando esattamente la stessa cosa. A quantum morphic field. Cioè andiamo a vedere un campo morfico quantistico. And this is exactly what happens with hemoglobin. E questo è esattamente quello che succede nel caso dell'emoglobina. Here you got four nitrogens. Quindi qui abbiamo quattro atomi di azoto. That is called, and here there will be 1, 2, 3, 4. E anche qui sarebbero posizionati di 1, 2, 3, 4. So this in fact is a pyramid. Questa altro non è che una piramide. And we call it a pyrrolic ring. E noi lo chiamiamo l'anello piromico. Or a prosthetic group. O un gruppo prostetico. That's how these are known in medicine and biology. È la nostra nomenclatura in biologia e medicina. And you can see that the red color brings the blue color. E vedete che il colore rosso porta il colore blu. And where do you see that? E che altro vedete? In arterial blood for red. Per esempio nel sangue arterioso il rosso. And venous blood for blue. E il sangue venoso il blu. If we change and we go to the plant world, poi se invece andiamo nel mondo del vegetale, you can see the same thing. Troviamo esattamente la stessa cosa. This is another pyramid. Questa altro non è che un'altra piramide. And this allows for the light of the sun, which is yellow. E questo permette la luce del sole rappresentata qui dal giallo. To act on a pigment. We call chlorophyll. Di agire sul pigmento che noi definiamo clorofilla. And chlorophyll is green. E la clorofilla è verde. Another thing that is very interesting. Un altro aspetto interessante. Is that when you look at planet Earth. È che quando guardiamo il pianeta Terra. We got certain flags in the northern hemisphere. Vediamo alcuni segnali nell'emisfero nord. That combine the colors blue, red and white. Che combinano fra di loro il colore blu, rosso e bianco. So you got the French flag. Queste cose sono la bandiera francese. You got the flag from the United States of America. Poi c'è la bandiera degli Stati Uniti d'America. You got the Canadian flag. Poi c'è la bandiera canadese. Okay, and you have the many flags that share these colors. Cioè sono tante le bandiere degli stati but che utilizzano questi tre colori. There is resonance. Between the red and the green. Però c'è anche risonanza fra il rosso e il verde e il bianco. And then you got the Italian flag. E lì vedete che c'è la bandiera italiana. You got the Mexican flag. La bandiera messicana. The Irish flag. La bandiera irlandese. The Indian flag. La bandiera indiana. All these flags are in the northern hemisphere. Ecco, tutte queste bandiere sono nell'emisfero nord. But if you go south. Se invece andiamo nell'emisfero sud. You go to Brazil. In Brasile. And Brazil has those colors in the flag. E il Brasile ha questi due colori. You go to South Africa. Se andiamo in Sud. And they have those colors in anche the flag. Loro hanno questi colori. You go to Australia. Australia. And even though it's a British colony. E anche se è una colonia britannica. The real colors of Australia are gold and green.
veri colori dell'Australia sono l'oro e il verde. So as you can see, quindi come potete vedere, resonance goes beyond the physical into the energetic side of things. La risonanza va dal mondo fisico al mondo energetico. And from the energetic world to the world, to the physical world. E dal mondo energetico al mondo fisico. Because they talk to one another. Perché i due si parlano. Through resonance. E lo fanno attraverso la risonanza. And here we got the DNA. Qua abbiamo il DNA. Helix. And here we got the same thing again. Have a look. L'elic. E qui vedete esattamente la stessa cosa. Guardate. That is adenosine, that is guanine, and this is thymine with adenosine and cytosine with thymine. Adenosina, guanina, citosina, adenina. Ok. Citosina, guanina, citosina, guanina. Ok. Please have a look because it's nature. Guardate voi stessi perché questa è una cosa che. We've got four bases. Abbiamo quattro basi. We don't have five, we don't have three. Non ne abbiamo né cinque né tre, ne abbiamo quattro. And that's because number four. E questo è perché il numero quattro. It means communication. Significa comunicazione. And when we communicate. Quando noi comunichiamo. We do it through resonance. Lo facciamo perché c'è risonanza. And that's why we can communicate with our hair. E questo è il motivo per cui possiamo comunicare con le orecchie. Which is a biomarker. Che è un biomarker. And we can put it on a coil. E lo possiamo mettere in una a coil, un oscillatore. Un oscillatore. Sorry. And that allows for that information to be decoded. E questo oscillatore permette alle informazioni di essere decodificate. And this is what you see. E questo è quello che vedete. The information from the hair. Cioè le informazioni che vengono it's resonating with the frequencies that the coil of the Esrai has. Risonano con le informazioni che il capello. So we need to decode it. Quando queste informazioni sono decodificate, we can break it down. Le possiamo suddividere into amino acids, in aminoacidi, vitamins, vitamine, minerals, minerali, antioxidants, antiossidanti. Okay. And then we can find another thing. E poi possiamo trovare un'altra cosa. We are made of a microbiome. Noi siamo fatti di un. So also the resonance of bacteria and fungi and protozoans. Quindi di vita, di microvita. Quindi anche la risonanza dei batteri. Including worms such as the platelmints, the matelmints. Dei batteri, perfino anche dei vermi. Have resonance with us. Creano una risonanza con noi. So that they can coexist with us. E questo significa che tutte queste forme di vita possono coesistere insieme a noi. And while we are coexisting, everything is fine. E quando si realizza questa coesistenza, le cose vanno benissimo. But sometimes the microbiome, because of the environment, goes crazy. Però a volte questo microbioma, a causa dell'ambiente circostante, impazzisce. And these microorganisms start migrating from where they were. E questo significa che questi microorganismi iniziano a spostarsi dalla loro sede d'origine. And now they are foreign to the place where they get to in our body. E a quel punto e diventano dei corpi estranei nel nuovo luogo di approdo. And therefore that gives us an infection. E tutto questo crea un'infezione. And this is the way it happens through resonance. Questo è quello che accade con la risonanza. This should be migrating that way. Questo dovrebbe migrare in quella direzione. But now they are going another way. E invece iniziano a muoversi in altra direzione. And the S-Drive can read this resonance. L'S-Drive riesce a leggere questa risonanza. And can tell us. E riesce a dirci. What is really happening that very point in time. Cosa sta davvero succedendo in quel preciso istante? Which is called the here and now. Quel preciso istante che è chiamato proprio which qui e ora. With Einstein's concept of space-time. Che corrisponde al concetto di Einstein dello spazio-tempo. The fourth dimension. La quarta dimensione. Space is here. Lo spazio è qui. Time is now. Il tempo è ora. And that's the only time we have. Che poi non altro che l'unico tempo che abbiamo. Yesterday's future. Ieri è il futuro. Is today's present. È il presente di oggi. Cioè il futuro di ieri è il presente di oggi.
And when you have these, you will have, we can resonate and establish the coil. Allora, quando abbiamo questo, si ha risonanza e possiamo creare questa spirale, questo oscillatore. E questo è un esempio dell'oscillatore. For the blue one, for the green one. Per il verde. But we also have the blue one. Ma abbiamo anche un oscillatore blu. And we also have the red one. E anche uno rosso. And we also have the yellow one. E abbiamo anche quello giallo. And when these things interact, quando queste cose interagiscono, they form this coil, formano questo oscillatore. And we can see how they come together. E vedete come si combinano tutti insieme. Resonating between themselves fine and making a quantum morphic field. Quindi risuonano gli uni con gli altri e creano un campo morfico quantistico. And you can see that inside there is a Metatron cube. E vedete che all'interno c'è questo cubo that is constantly spinning, che è in continua rotazione, decoding information, e continuamente decodifica informazioni. And this is it. Lo vedete? Provate a guardare. This is it. I'm gonna do something for you to see. E adesso faccio un qualcosa per permettervi di vedere niente. I want you to see this. Osservate. This is the way it's actually spinning throughout every single point in time. Questo è il modo in cui every here and now brings a yes and a no. Can you see how it spins one way and goes the other? Come svuota, spinning in ogni singolo momento. Vedete come prima produce un sì e poi produce un no. Lo rifaccio. Have a look. Guardate bene. Gets to that and then it changes direction. Quindi va in una direzione e poi va nella direzione. Can you see that? Lo vedete? And that is because this is spinning inside of us. This is life. Questa è la vita, questo è lo spinning che avviene dentro di noi. It's a process of constant change. È un processo di continuo cambiamento. That allows for the vortices to come together. Questo permette ai vortici di avvicinarsi. And now we have the blue and the red. E ora invece abbiamo il blu e il rosso. As you can see. E lo potete vedere anche qui. It's all done through energy. Tutto questo avviene attraverso l'energia. Energy that is spinning all the time. L'energia che continua a girare. Continuamente. Things never ever stay the same. Perché nulla rimane mai così com'è. This is why Einstein talked about relativity. E questo è il motivo per cui Einstein parlava della relatività. Everything is depending on the point of the observer and that is observed. Tutto dipende dal punto in cui si trova l'osservatore, quindi da come viene osservato. And this is exactly what the S-drive uses. E questo è esattamente il principio che utilizza, che è alla base del S-Drive. Einstein nel 1916 changed the concept of gravitation. Cambiò il concetto della gravitazione. And he said there is a matrix made of space-time. Disse che esiste una matrice costituita da spazio-tempo. And the Earth is basically being immersed in this field. E disse che la Terra altro non è che immersa in questo campo. So when the moon is around, it oscillates around it. Quindi è completamente circondato da questa campo la Terra. But this also moves from one to another of these. These are called gravitational waves. Però la Terra si muove anche da una all'altra. Queste sono chiamate le onde gravitazionali. And now have a look at the similarity. E adesso guardate la somiglianza. Between the S-drive coil. Fra la spirale dell'S-drive. And what happens when you put a biomarker. E quello che succede quando si inserisce un biomarker. You can get information. Riusciamo ad ottenere informazioni. That is coming from the environmental signals.
informazioni che arrivano proprio dai segnali ambientali. That the hare has caught from the environment where he was living. Segnali che il capello aveva colto, preso proprio dal contesto, dall'ambiente in cui viveva. All the species that have hair. Quindi tutte le parti che hanno dei peli can sense the environment. Hanno una sensibilità rispetto all'ambiente. So if there's gonna be an earthquake. Quindi nel caso di un terremoto o a tsunami, o nel caso di uno tsunami, the animals know long before humans. In effetti gli animali sanno molto molto prima degli umani that something is about to happen. Che sta per succedere qualcosa di strano. And they take refuge somewhere. Per questo che in genere scappano, cercano un long before the human being knows that. E questo molto molto tempo prima che gli esseri umani si rendano conto che sta arrivando un terremoto. Also through water. Questo avviene anche attraverso l'acqua. Through vibration. Attraverso le vibrazioni. Whales from the southern hemisphere. Per esempio le balene dell'emisfero sud. Can easily communicate with whales that are in the northern hemisphere. Possono comunicare molto facilmente con balene che si trovano nell'emisfero nord. Separated by thousands of kilometers. Anche se sono separate da migliaia e migliaia di chilometri. Even more than that. Anzi, si può fare molto di più di tutto questo. And this might shock you. E adesso magari vi scioccherò. Sperm. Lo sperma knows sa that is vibrating che sta vibrando with a particular ova con un uovo from a particular woman di una donna in particolare that is nowhere to be seen che magari non la si vede neanche. And the sperm goes by e lo sperma si avvicina. The signals get stronger. Cioè man mano che lo sperma si avvicina il segnale diventa più forte. And one day e un giorno the male goes shopping. L'uomo va a fare shopping. And while he's waiting to pay the groceries. E magari sta per pagare lo spese, il conto della spesa. He's staying in line behind this beautiful woman. Ed è proprio lì in coda davanti o dietro questa fantastica donna. And he said, I like the book that you're reading. E dice, ah, mi piace il libro che stai leggendo. And the woman said, oh, do you really? E la donna risponde davvero? And said, what do you think about it? Che ne pensi di questo libro? And they start talking. E così i due cominciano a chiacchierare. A vortice has begun. Cioè si è appena iniziato a creare un vortice. Sooner or later. Perché prima o poi that casual encounter. Quell'incontro casuale. Which was not casual. Non era casuale proprio per niente. It was the law of attraction. Era altro non era che la legge di attrazione. But the intention that they both had to go shopping. Ma ha fatto in modo che entrambi desiderassero andare a shopping. With the significance of having read the same thing. E che ci fosse questo fatto che entrambi avevano letto lo stesso libro. And one of them says, I like the book you're reading. E che uno dei due dicesse, mi piace il libro che stai leggendo. That's the action. Quella è l'azione. And the reaction is. E la reazione è. Oh, I'm glad you do, because you know, everybody thinks that I'm crazy, because no one likes this book. But if you do, that's wonderful. Oh, sono contenta che ti piaccia, perché tutti quanti pensano che io sia pazza per il fatto che mi piaccia questo libro. Invece è fantastico. You simply count the number of words that woman said back to the guy. Basterebbe contare il numero di parole che questa ragazza dice al ragazzo and the emotion, the enthusiasm. E andare a vedere l'emozione, l'entusiasmo che viene espresso. And then you say, oh, we just click. In realtà questi due non fanno altro che fare click. This is communication through resonance. Questa è la comunicazione che avviene attraverso la and resonanza. The vortex has begun. E questo non è altro che la nascita di un vortice. And in no time. E nell'arco di poco tempo these two will get together. Questi due. And a baby insieme. Boy or a baby girl might be born. E magari potrebbe nascere una bella bimba o un bel bimbo. Out of a casual encounter going shopping. Proprio in seguito a questo incontro casuale al supermercato. And I can assure you, no one of them had in the shopping list looking for husband, looking for wife. E vi posso garantire che nella lista della spesa di nessuno dei due c'era scritto cercarsi il marito o cercarsi la moglie. Yet it happens. Eppure succede. And that's the way it is. E così che vanno le cose. The sperms actually can talk to each other. Lo sperma può parlare, gli spermi parlano. In an amazing language. Utilizzando un linguaggio incredibile. Vibration. Chiamato vibrazioni. And they vibrate. E vibrano. And together they emit a sound that the egg is able to pick up.
e insieme producono un suono che viene colto. And then the egg will send the signal back. Dall'uovo, e l'uovo manda in cambio un altro segnale e va ad attirare proprio quello che l'uovo desidera. And all the other ones will die on the way. Tutti gli altri invece moriranno lungo la loro strada. And you will be the miracles of miracles. E lì assisteremo al miracolo dei miracoli. Because we were chosen to be that one. Perché chi arriva il prescelto. Through the law of attraction. E questo grazie alla legge dell'attrazione. And this is why we're here. E questo è anche il motivo per cui tutti quanti noi siamo qui. And this is why the S-Drive works. E questo è anche il motivo per cui l'S-Drive funziona. And predicts the future before it happens. E riesce a prevedere il futuro prima che questo si realizzi. So we generate a report. Questo ci permette di generare un report that is divided into several components. Che è diviso in diverse componenti. And they all interact as one. E tutte insieme queste componenti interagiscono in un unico voto. So when you have a look at this, quindi se andiamo a guardare questo, it is possible to find out what way you're gonna follow. Riusciremo anche a capire quale sarà il percorso che in futuro seguiremo. In order to change where you're heading. E potremo anche cambiare il percorso che percorreremo in futuro. And this is what makes the S-Drive so unique. E questo è proprio l'aspetto che rende unico il dispositivo S-Drive. Because every other device, perché tutti gli altri dispositivi sul mercato, tells you where you've been. In realtà ci raccontano solo il luogo, il punto, descrivono il punto in cui siamo oggi. But it won't tell you where you're going. Invece nessuno di loro ci racconta dove andremo in futuro. But the S-Drive tells you, invece l'S-Drive riesce a farlo. That by adapting certain changes suggested by the report. Invece l'S-Drive riesce a dirci che adattando e implementando alcuni cambiamenti che sono descritti nel report. Basically implementing this will deviate from where you're heading if you do it every 90 days. Riusciremo a deviare dalla destinazione alla quale siamo destinati, verso la quale ci stiamo dirigendo. E ci dice anche che se faremo, attueremo quei cambiamenti nell'arco di 90 giorni. And that is done because you change direction. Look, this is plain, 90 degrees is going that way. Riusciremo a cambiare la direzione. Guardate qua, so, io sto andando in questa direzione, 90 gradi è la direzione. So something that is going horizontal will change to vertical. Quindi questo significa che una cosa che in questo momento sta andando, change direction, sta andando in via orizzontale diventerà verticale. Quindi cambiamo la direzione. I'm gonna use a coil to demonstrate this and do a live demonstration before you. E adesso utilizzerò questo oscillatore per dimostrare. Faccio una dimostrazione live. And I'm gonna use the coil of the card, which is exactly the same as the coil of the S-Drive. E utilizzerò per fare questa dimostrazione questa spirale della carta, che è esattamente la stessa spirale del dispositivo S-Drive. Now, it is important to know. Allora, è importante sapere what your body is heading towards to, verso dove si sta dirigendo il nostro corpo, rather than guessing, piuttosto che tirare a indovinare. So make the right decision. Questo significa fare le scelte giuste. And get yourself an S-Drive. Fate la scelta giusta e procuratevi un S-Drive. You will be happy you did. Perché sarete felici di averlo fatto. Because you can guide people. Riuscirete a guidare la gente and get them to live longer, e riuscirete a fare in modo che queste persone vivano più a lungo and to look younger, e soprattutto abbiano un aspetto più giovanile. And this is because the S-Drive decodes information that is found in the hairball. Questo avviene perché l'S-Drive decodifica le informazioni che sono contenute nel bulbo pilifero. So we can implement a hair scan every 90 days. Noi possiamo fare uno scan del capello ogni 90 giorni. A total of 5 times. E lo possiamo fare per un totale di 5 volte. The first one is the starting point. Il primo è il punto di partenza. That's zero. Ovvero il punto zero. The first one is 90 days later. Poi ne facciamo un altro dopo 90 giorni. The next one is 180 days later. L'altro 180 giorni dopo. The next one 270 days later. Altro ancora 270 giorni dopo. And finally the last one 360 days later. E infine l'ultimo 360 giorni dopo. And then you can compare.
e avremo modo di confrontare where you were, i risultati partendo dal primo, da dove sei partiti, and find yourself where you are, e potremo capire dove sei arrivati. So I'm gonna just now do the test. Adesso vorrei fare un test insieme a voi. For which I need a volunteer. Ho bisogno di un volontario. Someone who can give up just a bit of, not even a bit of hair. Uno che sia disposto a regalarmi un capello, un solo capello. Chi lo vuole fare? Okay, Giorgio, can you help me? Can you Giorgio, help? Te mi aiuti? Oh. Yeah, just. He has to do. No, okay. I'm gonna show you this because this is quite amazing. Adesso vi dimostro una cosa che è davvero sorprendente. Okay, let's put the hair here in a piece of paper. Allora mettiamo questo capello su un foglio di carta. Just make sure that yeah, I can see it. Look, you have to believe me that is there. Okay. Cioè, credetemi, c'è questo capello sul foglio. This is the genotype. Questo è il genotipo. You don't see the genotype. Non si vede il genotipo. But what you see is a phenotype. Noi vediamo il fenotipo. Do you agree? Siete tutti d'accordo che vediamo il fenotipo? Now, can you stand up, please? Sì, per favore. Stai. Look at the genotype. Allora, guardate il genotipo. His hair. Il suo capello. Look at the phenotype. Guardate il fenotipo. The strength on his muscles. La forza dei suoi muscoli. Guardate. What I'm going to do is I'm going to use physics. Adesso utilizzerò la fisica. I'm just going to use a force. Uso la forza. Go down. Spingendo. And he is like this. He is put like that. So if I put a force. Okay, spingo verso il basso. Pointing down. And I apply enough power on it. Allora applico un po' di forza, abbastanza forza. I'm going to beat his center of gravity. Sposterò il suo centro di gravità. And what will happen is that he will move. Now he knows what I will say. Cosa succederà? Succederà che lui si muoverà. Automatically he opens his legs a little bit more to be more stable. Quindi adesso lo sa perché ha sentito quello che sto per fare. Automaticamente cercherà di aprire le gambe, insomma, per essere più stabile. Mettile per favore, chiuda le gambe, non aperte. Sì, so like that. Ok? Allora, proviamo. So when I do this, vedete che lui perde stabilità. Ok? Look. Well. Ok? Now. Adesso. The car. La carta. The hair. E il capello. This is the coil. Questa è la spirale. That is exactly the same as that of the S-drive. Esattamente la stessa spirale dell'S-drive. We place the coil, the hair on the coil. Mettiamo il suo capello su questa spirale. The only difference is that information goes and it's sent through a cable. L'unica differenza è che con l'S-drive le informazioni del capello vengono spedite. We use Wi-Fi and that information gets transferred in Hamburg, Germany. Viene spedita attraverso la Wi-Fi but alla here, nostra sede in Hamburgo. Invece qui abbiamo il capello and qua we got a coil e abbiamo anche la spirale in the card, all'interno di questa carta. And we're gonna use that to see what happens to him. E la utilizziamo per when vedere I work on his hair. Cosa succede a lui in persona quando io faccio qualcosa al suo capello. Ecco, I'm just simply gonna go. Cosa faccio? Faccio scorrere la carta su e giù per il suo capello. And that's it. Basta. Now, adesso facciamo la stessa cosa di prima. Now, I won't do it. Non lo faccio io. I would like one of you to do what I just did. Uno di voi a fare quello che avevo fatto prima io. Un altro volontario. Ok. Faccio io perché ho poca forza. Ok. I want you to do the same. Deve fare esattamente quello perché che avevo fatto prima io. Look at the difference in guardate size, anche la differenza di dimensione di qua. Okay. 1, 2, 3, go. Ma sicuro che è così. Ma io so anche perché. O no, secondo non lo so. You said that he knows why it's happening this way, but maybe you don't know. I can do this. No. You're gonna spoil the experiment. No, la mandi tutto a rotoli questo esperimento. I wanted to see this because now. Guardate. I can do this. I cannot move him. Non riesco a muoverlo. Because. How much does it cost? You talk to Giorgio about that. Parlami con Giorgio. What you can see is what I've done is
getting the information that the hair has. Cosa ha fatto? Non ha fatto altro che prendere le informazioni contenute nel capello. And his entire body. E poi tutto il suo corpo. Is an antenna. Diventa un'antenna. Every one of his hairs. Tutti i suoi singoli peli. Infatti si spiega perché io lo posso dire come fondatore della diagnostica psicogenetica. Prendere un po' di capelli da lui o guardarlo, io gli metto la stessa radiazione elettromagnetica debole attraverso l'entanglement. Odiare è da cretini. Perché odiamo noi stessi, perché siamo un ologramma energetico che fa parte di un ologramma cosmico, odiare da subito. E aggiungo questo, che se però tu, Orosco, quando fai quell'esperimento, tu pensi, lui è un mio amico, lo conosco bene, so cosa dico, è un delinquente, finisce tutto. Perché entanglement is love. Allora oggi non parlo più perché ho parlato adesso. That is exactly right. È esattamente corretto al 100% quello che ho detto. I mentioned before. Prima avevo detto una cosa. Something called coherence. Avevo parlato della coerenza. Congruency and coherence. Congruenza e coerenza. Two different things. Sono due cose diverse. But essential. Ma sono entrambe essenziali. Because we can curse people. Perché noi possiamo maledire qualcuno. With our thoughts. Semplicemente con i nostri pensieri. And you will be incoherent. E sarà incoerente to come to this person, andare, avvicinarsi da questa persona and say, hi, how are you going? It's great to see you. E dire, oh, come stai? È bellissimo vederti. When before I was hating that person. Se invece un istante prima odiavo quella persona. I'm bringing illness into that body. Non sto altro che portando della malattia verso quel corpo. Because of entanglement. Proprio per l'entanglement. And this is why. Questo è anche il motivo per cui the only reason, l'unica ragione we are here, per cui siamo qui is because of love. È per l'amore. È l'amore. There's no other. Non ci sono altre ragioni. And out of all loves, self-love is the most important one. Di tutte le forme di amore, l'amore per se stessi è più importante. And when we don't like somebody, quando non ci piace qualcuno, is that we don't like ourselves. La realtà è che non ci piacciamo. And we project. Noi non amiamo noi stessi e noi proiettiamo fuori our weaknesses. Le nostre debolezze. Our dislikes. Il nostro non amarci. Into people that we are in the presence of. Nelle persone che ci stanno di fronte. And the law of attraction. La legge dell'attrazione transforms itself. Si trasforma. And if I hate that person, quindi cosa significa? Se io odio qualcuno, I'm gonna find hate from that to me. Mi arriverà odio da quella persona. Because that's what I'm projecting on him. Perché io è proprio questo che sto proiettando su questa persona. That is why. Questo è anche il motivo per cui love is the answer. L'unica risposta è l'amore. Because when I love, perché quando amo qualcuno, I filtrate all the negative influences. Riesco a liberarmi di tutte le influenze negative. And I edify people instead of destroying them. E edifico gli altri piuttosto che distruggerli. I construct instead of destroying. Costruisco invece di distruggere. I build up instead of breaking down. Quindi innalzo qualcuno invece di abbassare, di distruggere. For many years, per tantissimi anni, up to 7 years, diciamo più o meno 7 anni, I practiced a martial art called Aikido. Ho praticato un'arte marziale chiamato Aikido. And in Aikido, nell'Aikido, you never ever, mai, poi mai, confront anybody. Ci si confronta, si sfida qualcuno. You never ever, cioè mai,
fight with anybody. Non si hanno mai degli scontri con qualcuno. You align yourself with your the person that you have in front of you. In realtà ci si allinea sempre. When you are in line with that person, they cannot oppose anything because there's nothing to be opposed. Ci si allinea proprio, ci si mette sulla stessa linea, perché in questo modo non hai nessuno oppositore, non hai nessuno che si contrappone a te. And you use your own energy. In questo modo utilizzi la tua energia to protect yourself. Per proteggerti. You don't use one smidgen of yours. Non utilizzi neanche un granello della tua forza. And this is why. Per opportare due. Questo è il motivo per cui entanglement is so important. L'entanglement è così importante. Because if someone hates me, perché se qualcuno mi odia, I can change it around. Io posso trasformarla, cambiarla. And I can say, love is the absence of hate. Posso dire, l'amore è l'assenza di odio. And when I say, I love you, se io ti dico, ti amo, it's because I do. Lo dico perché è vero. It's not because I just want to. Non è solo perché voglio dirlo. It's because we all need to. È perché tutti dobbiamo dirlo. And this is called divine love. Questo è l'amore divino. And the most important thing, la cosa più importante, is that that brings abundance. È che tutto ciò porta abbondanza. Because abundance is not having too much. Abbondanza non significa avere troppo. Abundance simply means receiving. Abbondanza significa semplicemente ricevere. Saying thank you. Dire grazie. That means gratitude. Questo significa gratitudine. So that you can give away. Significa che tu puoi dar via. That that you receive, restituire quello che hai ricevuto, with love, con amore. And when you receive with gratitude, quando ti riceve qualcosa con gratitudine, and you give it away with love, e la restituisci con amore, you got abundance. In quel momento hai abbondanza. And this is why the S drive works so well. E questo è il motivo per cui l'S drive funziona così bene. Because it's all based on love. Perché tutto nasce dall'amore. That picture that you see there. Questa è la foto che vedete alle mie spalle. It's a picture that was made in Germany. Una fotografia che è stata scattata in Germania. But this is not man-made. Non è fatto dall'uomo tutto questo. That picture was generated with love. Questa foto è stata generata dall'amore. And with gratitude. E dalla gratitudine. Through an email. Attraverso una email. That I wrote. Una mail che ero stato io a scrivere. Inside a quantum field. All'interno di un campo quantistico. And I got the email. Io avevo ricevuto l'email. And I will show it to you this afternoon. E ve la faccio vedere oggi pomeriggio l'email. And that email. Questa email. Still has energy. Continua ad avere energia. And what you're going to do. Quello che dovete fare. Is read it. È leggerlo. And you will be energized. And you will be energized. E restarete energizzati. So that means all the water that makes you be who you are. Significa che tutto ciò che vi rende quello che siete. Will shape just like that. Vi darà la forma che vedete qui. A heart is a symbol of love. Il cuore è il simbolo dell'amore. And that was what I was sending. Ed era proprio l'amore che io stavo mandando to Dr. Stanislaw Proszynski, al dottor Stanislaw Proszynski in Houston, Texas, che viveva a Houston, nel Texas, in the USA, Stati Uniti. And I went from Germany to the trial. Andai dalla Germania al dove? From Germany? To Austin, Texas. Ah, Austin in Texas. To the trial, ah, sì, per far parte di questo trial that Dr. Proszynski had to face again. Ah, scusate, un processo nel quale era stato nuovamente coinvolto il dottor Proszynski. For over 15 years, every year he's been to court. Cioè, negli ultimi 15 anni, ogni anno il dottore è stato chiamato in tribunale. You can see the movie on YouTube. E potete andare a vedervi il video su YouTube. So that you can see what happened and why this I have to do this. E vedrete che cosa è successo e perché ho dovuto fare quello che ho fatto. The beauty about it. La bellezza di tutto questo. Is that when we did a quantum field. È che all'interno di questo campo quantistico, not just in the courtroom, I couldn't do it there. Io ovviamente non ho potuto fare l'aula del tribunale. I had to energize the entire block. No, io ho dovuto energizzare tutto
il quartiere, tutto il, l'edificio in cui si trovava. Non l'edificio, non l'edificio. Tutta la quadra, tutto il quartiere. I went to Google Maps. Cioè sono dovuto andare su Google Maps. I was doing that when I was in Germany to plan what I was going to do. L'avevo fatto addirittura mentre ero ancora in Germania perché volevo ben pianificare quello che avrei dovuto fare. I looked where the court was. Sono andato a vedere dove si trovava il tribunale. And I found that I could use grass and trees. E ho scoperto che avrei potuto utilizzare l'erba e gli alberi. To talk to each other. E fare in modo che parlassero fra di loro. And they were found in every corner of that big block. E quindi trovai i punti in ogni singolo angolo di quell'isolato. And you know what happened? E sapete cosa è successo? Dr. Brzezinski will never ever go back to court again. Dottor Brzezinski non dovrà mai più tornare in tribunale. And that has been happening. E tutto questo è successo. Year after year. Anno dopo anno. Since 1990. Questo dal 1990. Now it's over. Cioè, è dagli anni 90 che doveva andare ogni anno in tribunale, e oggi questa cosa shows non è più così. The power of love. E adesso questo vi dimostra il potere dell'amore. And this drop was from there. I will write for the forthcoming presentation the website where you can see all this. Allora, nella prossima presentazione vi farò vedere il sito web che potete andare a visitare per vedere quello che vi ho detto. And a book has been written about this. È stato anche scritto un libro su questa cosa. So, as you can see, the power of love is amazing. Quindi, come potete vedere, il potere dell'amore è incredibile. But it's even more amazing that now we've got technology. Ma la cosa ancora più sorprendente è che oggi disponiamo di una tecnologia that we can use che possiamo utilizzare to help people to live a much better life. Per aiutare la gente a vivere una vita di gran lunga. By knowing exactly what signals they are getting. Riuscendo a cogliere i segnali verso i quali si stanno dirigendo. So that they can get to live the life they deserve to live. In modo tale che queste persone possano vivere la vita che meritano di vivere. So the S-Drive is the way. Quindi la soluzione è l'S-Drive. So I want to thank Giorgio. Volevo ringraziare Giorgio. Because he's amazing. Perché è una persona meravigliosa. He's put all these things together. È lui che ha messo insieme tutte queste cose. And I'm just so grateful that we can share this. E sono davvero grato a Giorgio di aver avuto la possibilità di condividere this queste is cose. A way to create a massive vortex. È così che si crea un enorme vortice. That will be felt all over the world. Un vortice enorme che tutti sentiranno in tutto il mondo. Because we are doing the same in other countries. Perché queste cose le facciamo anche in altri paesi. And when we put it all together. E mettendo tutte queste cose insieme. It's just amazing. È incredibile. Just as a last thing, ultimissimissima cosa. We decided to start a diploma. Abbiamo deciso di avviare un diploma in epigenetics. Un diploma in epigenetica. And also in quantum mechanics. E anche in meccanica quantistica. For people who have done some science. Per persone che hanno un po' di formazione scientifica. We just finished the first diploma in Mexico. Abbiamo appena concluso il primo corso di diploma in Messico. And some people did it in Portugal. E alcune persone lo hanno seguito anche in Portogallo. And others in Spain. E altre in Spagna. They follow online. Ci seguono online. Well, it was quite a shock. È stato davvero uno shock. But a very pleasant surprise. Una sorpresa molto molto piacevole. That the United Nations. Vedere come le Nazioni Unite. Gave us the seal of approval. Hanno dato il loro sigillo d'approvazione to do this worldwide. E ci hanno permesso di fare questi corsi ovunque in tutto il mondo. The diploma has at the back. Quindi sul retro del diploma the logo of the United Nations. Troverete il logo delle Nazioni Unite. Endorsing. Quindi che danno il loro appoggio the diploma. Al diploma. And that also has been endorsed by the American Society of Anti-Aging Medicine. Che è stato anche approvato dalla associazione americana di medicina anti-aging. So that means that people who get curricular value for doing the course. Quindi significa che chi segue il corso ha un diciamo riesce a utilizzarlo per la propria formazione. Yeah, it counts towards continuous medical education. Vale come forma di formazione di informazione professionale continua. And this is a very good thing. Sicuramente una cosa molto importante. And now we're planning the master's degree. Adesso stiamo progettando il master.
so that we can offer people a proper qualification. E questo darà a chi parteciperà una formazione specifica. When they join us. Se ovviamente vorranno unirsi a noi. And we can run these courses online. Questi corsi possono avvenire online. Because we just put a slide there and we are present. And we send you all the presentations. Ovviamente abbiamo tutte le presentazioni disponibili che possono essere inviate. And we got professional people who are filming this. E abbiamo dei professionisti che stanno filmando anche oggi. And they are only given to the people who are doing the course. They are not public. E questi filmati vengono dati alle persone che seguono i corsi, non sono resi pubbliche così. And it's very affordable. Ed è un corso che non è poi così caro. Because it only costs 500 euros. Costa solo 500 euro. And it's that you get knowledge. Per questa somma si ottiene una bella conoscenza. That it will enrich your life. Una conoscenza che arricchirà la vostra vita. Because you can apply this, not just to do health scans. Perché ovviamente queste informazioni possono essere utilizzate non solo per fare l'analisi del capello, but you can apply it to your own life. Potete applicare anche alla vostra vita. Just like I did when I was learning Aikido. Esattamente come facevo io quando seguivo il corso di Aikido. I bring Aikido. Io ho portato l'Aikido. Because I live Aikido. Nella mia vita, io vivo in Aikido. Every second. Ogni istante della mia vita. And I keep my line weight released in my heart. E questo mi permette di portare la mia linea verticale dentro il mio cuore. And that's why I do what I do. E questo è anche il motivo per cui faccio le cose che thank faccio. You for sharing this video. Grazie per aver condiviso con me questo video. Thank you.